Come to Code è il primo evento nel sud Italia per professionisti e per appassionati del settore. Abbiamo creato questo evento che rappresenta un po' un elemento di formazione e informazione che mancava nel sud Italia e abbiamo sempre avuto questa necessità di avere un modo per poterci confrontare con altri professionisti del settore e qui ci mancava in realtà. Siamo stati costretti a peregrinare a Roma, a Milano per trovare momenti di aggregazione di community come questo e abbiamo pensato appunto di immaginare qualcosa qui da noi. Tantissimi speaker disponibili a seguirci in questa avventura, che hanno prestato la loro opera a titolo completamente gratuito, proprio perché si sono innamorati dell'idea del Come to Code e hanno deciso di farla diventare realtà insieme a noi. Sicuramente organizzare un evento di questa portata, di questo genere, all'interno di un paese come Pignola, ma di un paese qualsiasi della Basilicata, è un po' una scommessa, è qualcosa di atipico, ma che in questo momento sicuramente è necessario uscire anche un po' da quella che è la narrazione tipica degli eventi, della tradizione culturale dei nostri borghi e provare ad innestarsi in un panorama che è molto più ampio, che è quello nazionale, dei grandi temi, del green, dell'innovazione tecnologica. E quindi il Come to Code in questo senso è un po' una scommessa sicuramente per l'associazione e per il territorio, ma è una grande opportunità, certo, per il territorio stesso. Diventa una fonte di stimolo soprattutto per le nuove generazioni, tant'è che l'associazione ha cercato il partenariato, il legame proprio con le scuole, con gli istituti superiori perché ci rendiamo conto di quanto sia importante in questo momento avvicinare soprattutto i più giovani a quelle che sono le tematiche più attuali e le nuove tecnologie che di sicuro possono innescare a questo punto eventi di questa portata anche delle ricadute positive sul territorio da un punto di vista sociale, lavorativo e anche soltanto di passione e intrattenimento. Noi nasciamo come LUG e quindi infatti siamo il Pignola Linux User Group, però abbiamo voluto con questo evento cercare di dare un altro tipo di segnale verso appunto la rete dei LUG, cioè quella di uscire un po' dal guscio del sistema operativo, dell'ambiente come posso dire collaborativo solo legato al target Linux, per cercare una collaborazione che fosse un po' più a 360 gradi, quindi cercare di attrarre anche le persone che non sono per forza già dei tecnici ma che hanno anche solo una passione piuttosto che un interesse. Come to Code sia un'occasione di confronto, di community per tutti i professionisti sia del luogo sia del sud Italia. In realtà siamo riusciti ad attrarre sia dalla Puglia che dalla Campania professionisti che colgono questa occasione di questo momento e di questo evento per confrontarsi, per apprendere nuove tecnologie, per prendere spunto da quelli che sono i suggerimenti degli speaker e quindi capire un po' quelle che sono le tendenze nell'ambito tecnologico per quanto riguarderà il futuro dell'information technology. È molto importante collaborare perché crea i presupposti per innovare in modo serio delle soluzioni che potrebbero non essere alla portata di tutti. E quindi collaborare su un progetto vuol dire anche renderlo fruibile, renderlo avvicinabile a magari una platea di persone che non potrebbero permettersi un costo di licenza piuttosto che potrebbero avere un interesse più specifico in un determinato applicativo o software, qualsivoglia. E poi c'è un discorso di community, c'è un discorso di crescita. Adesso essere programmatori informatici in un mondo isolato è quasi impossibile.
un altro aspetto di questo evento, che è l'aspetto ispirazionale. Quindi vogliamo essere di ispirazione a quelle generazioni, ai ragazzi che stanno effettuando una scelta, che guardano un mentor, e quindi abbiamo creato per loro questo momento. E tra le altre cose, a parlare a questi ragazzi saranno loro coetanei che hanno approfondito queste tecnologie, che hanno, si sono lasciati incuriosire dagli aspetti di queste tecnologie, hanno realizzato dei prodotti, alle volte magari forse pure giocattolo, però come dire, anche questa fase porta all'apprendimento di determinate tecnologie, giocando con le tecnologie, sperimentando. L'idea quindi di utilizzare un palazzo storico, un palazzo antico, per un evento così fortemente legato a quelli che sono i temi attuali, i temi del futuro, la tecnologia, il coding, la programmazione, crea un connubio, un contrasto e in qualche modo anche un'armonia che sicuramente è in linea con quello che è l'obiettivo di questo spazio all'interno della nostra comunità, ovvero un luogo che ritorna ad essere un centro vitale per la comunità residente e non, un luogo nel quale ripercorrere tutti i passaggi della tradizione, ma sperimentare e quindi creare di volta in volta contenuti nuovi, innovativi, perfettamente incalati in linea con quelli che sono i tempi. E immagino che abbiamo dato il via e là ad un modo forse di ragionare, di pensare la tecnologia, sicuramente innovativo sul territorio, e quindi immagino che ci sia quasi l'esigenza da parte di chi non è potuto venire o di chi adesso è qui con noi, proprio a spronarci affinché ci sia una seconda edizione. Faremo tutto il possibile per accontentarli, ovviamente ci metteremo tutto il nostro entusiasmo e passione, anche se l'organizzazione di un evento di questa portata non è un gioco da ragazzi, diciamo, cioè, un bel livello di difficoltà.